Ben ritrovati con Azzurra Sport. In questa edizione parleremo di bocce, di calcio, di basket e di sport invernali. Allora, partiamo con il calcio, con l'Accademia Borgomanero uscita dal torneo di Coppa Italia dopo la sconfitta di ieri contro il Lucento. Si interrompe al quinto minuto del primo tempo il sogno dell'Accademia Borgomanero di arrivare fino in fondo alla Coppa Italia di promozione stagione 2016-2017. Un gol di Lepera taglia nettamente le gambe alla squadra di mister Roberto Bonanna, che ci prova con il cuore e le ultime energie disponibili per tentare di ribaltare una situazione davvero diventata poi proibitiva, anche perché le tantissime assenze per la squadra di Roberto Bonanna contro una squadra veramente molto forte, capace di chiudere tutti gli spazi nell'impostazione, era davvero un'impresa non da poco. La nostra commento parte proprio dal quinto minuto con il gol del Lucento, per discesa sulla sinistra di Lepera, errore da parte della difesa. Lepera entra in area di rigore dalla sinistra e scarica un sinistro preciso che si insacca alle spalle di Maffezzone fra palo e portiere. Nulla da fare per il portiere, ma la difesa avrebbe senza ombra di dubbio potuto giocarsela meglio. Alla 22esimo immediatamente la doppia occasione Accademia per impattare la gara. Bellissima giocata in verticale di Nicola per Silva Fernandez, palla in velocità in mezzo per Nico Poletti, parata di Nico Docca che mette in angolo la girata di prima intenzione. Sul seguente corner colpo di testa da due passi di Guidetti, alta di un soffio. Al 31esimo doppia occasione Lucento, Ferlazzo forse con un fallo si libera di Caramanna, entra in aria, gran tiro che si stampa sulla traversa, palla raccolta da Rizzo, il migliore senza ombra di dubbio De Suoi, che serve Perrone in piena area di rigore, tiro a giro e gran parata di Maffezzone che salva la sua squadra. Avvio di ripresa di marca del Lucento con l'Accademia che prova a fare la partita ma non riesce a impensierire la porta avversaria. Al 16esimo errore di Guidetti, recupera palla Rizzo che di esterno mette un pallone d'oro per Pellone che non si aspettava questa precisione e da dentro l'area di rigore manda alle stelle. Al 18esimo ancora pericoloso il Lucento, ancora un errore in uscita, Ferlazzo libera Rizzo, gran tiro e gran parata di Maffezzone che smanaccia in piena area di rigore. Al 19esimo altro palo per il Lucento, errore in fase di impostazione dell'Accademia, ne approfitta nuovamente Rizzo che libera Ferlazzo, entra in area di rigore, rientra sul sinistro, gran tiro a giro sul palo lontano, legno pieno e Maffezzoni si salva. Al 35esimo la più ghiotta delle occasioni per riaprire la partita, gran tiro dal limite di Nico Poletti, Di Nocca la toglie da sotto la traversa. Sfuma anche un'opportunità al 38esimo con un calcio di punizione di Valsesia da ottima posizione, Di Nocca è molto intelligente, va a coprire lo specchio della porta con tantissimi uomini, Valsesia non riesce a trovare lo specchio, quindi si chiude qua l'avventura dell'Accademia Borgomanero che comunque non era mai riuscita nella sua storia a raggiungere le semifinali di Coppa. Giornata negativa anche per le squadre di basket di casa nostra, con la Paffoni sconfitta 84 a 68 da Bottegone in Toscana, ma la notizia peggiore è l'ennesimo infortunio in casa Fulgor. Francesco Fratto ha rimediato lo stiramento dei legamenti della caviglia, per lui circa 3 settimane di stop. Intanto sempre in casa Paffoni anche un lutto con la morte della mamma di coach Ghizzinardi, la signora Rosa, la famiglia, le condoglianze di tutta la redazione sportiva di VCO Azzurra TV. Ed ora invece parliamo della sconfitta della Vinabil Cipir, che ieri sera al Pala Raccani ha dovuto chinarsi alla prima della classe. Sentiamo. La PMS Moncaglieri sbanca il Pala Raccani per 74-69 con merito, blinda il primo posto e fa piombare la Vinabil Cipir Domodossola in una situazione complicatissima a 4 giornate dal termine della stagione regolare. Moncaglieri parte subito forte con Di Bonaventura che nel primo quarto è protagonista con 9 punti pressoché consecutivi. Domo ritorna in partita con quello che sarà il suo miglior giocatore, l'ultimo arrivato Antonio Serroni, che scrive a referto 23 punti. Proprio una tripla di Serroni vale il 9 a 9, poi però ancora gli ospiti con Smorto per il più 7. Una magia di Merletto confeziona il 18 a 17 di Moncaglieri al primo riposo. Nel secondo quarto Moncaglieri prova la prima fuga con i canestri di Conti, andando al più 6 a metà partita, all'intervallo 32-29 per la squadra di Pansa.
Il secondo tempo si apre con due triple di Serroni che regalano il vantaggio alla Vina Vici Pier Domodossola, vantaggio che cresce e raggiunge gli 8 punti di vantaggio, appunto, anche perché Tucci va a nozze contro la difesa di Bonaventura sul pick and roll. 15 punti nel quarto per il pivot dei padroni di casa e Domo che scappa prima sul 50-42 e sul 52-44. Moncaglieri però non è prima per caso, con grande serenità, tranquillità, pazienza. In un amen confeziona un break mortifero, prima di 8-0 che vale 52 pari con le due triple di Gioria, poi addirittura di 17-2 che la portano su 61-54. È una seria, serissima ipoteca sul match. Il vantaggio con i canestri di Coviello e Merletto arriva sugli 8 punti sul 67-59, l'ultima speranza con la tripla di Serroni, ma dalla lunetta Moncaglieri non sbaglia e vince 74-69. Ed ora apriamo una finestra sul mondo delle bocce, ancora Daniele Piovera. Domenica sui campi di Mocogna si è svolta la prima classica a Terna e nonostante il tempo non promettesse nulla di buono, la giornata si è svolta nel migliore dei modi e la gara, che si è conclusa in serata, ha visto la vittoria della Terna della Caddo con Sergio D'Amore, Andrea D'Amore e Fabio Fazio, che in una finale combattuta hanno avuto la meglio su Massimo Manzini, Beatrice Pelfini e Pierangelo Savoia del Val di Solane. Al terzo posto è il Masera con Carlo De Vecchi, Bruno Rollini e Gianfranco Bionda. La Caddo si è così aggiudicata la targa in memoria di Sergio Vescio, messa in palio dai figli Paolo e Luciano. Per quanto concerne le gare notturne, è da segnalare che martedì sera è cominciata quella sui campi di Maresco, divisa nelle due categorie, che verrà sospesa venerdì sera per permettere la disputa della finale di quella organizzata dalla Concordia in memoria di Vladimiro Ruga, che vedrà opposta due formazioni del Val di Ossolane, Giancarlo Maretti, Giuseppe Mazza, contro Pierangelo Savoia e Angelo della Piazza nella categoria D, mentre per la categoria superiore scenderanno in campo la Caddo con Sergio D'Amore e Diego Rondolini e la Juve Domo con Maurizio Verganti e Francesco Chiodin. Una grande soddisfazione è arrivata sabato attraverso il commissario tecnico della nazionale Piero Amerio, che proprio venerdì ha comunicato la sua decisione di convocare per il primo dei due stage nazionali under 18 il giovanissimo Lorenzo Frattoni, che attualmente milita nelle giovanili della Perosina, ma grazie al prestito ha potuto giocare nel campionato di Serie B con il Masera. Per quest'anno ha già guadagnato tutte le qualificazioni per i campionati italiani under 18. Chiudiamo ricordando che domenica si svolgerà la seconda gara a Mocogna, con una coppia per la categoria superiore e la terna per la categoria D. Il prossimo 15 aprile Macugnaga ospiterà la Rosa Sky Raid, gara di sci alpinismo davanti alla parete più alta d'Europa. La gara è stata presentata nei giorni scorsi, per noi c'era Andrea Calderoni. Rosa Ski Raid 2017, con anche delle novità per quanto riguarda il percorso. Sì, delle piccole novità, diciamo così. Ci siamo spostati dalla parte opposta sull'ultima discesa, proprio perché si presume ci sia neve migliore, si spera almeno. Le condizioni per adesso sono ottime, direi, con l'ultima nevicata. Altra novità, abbiamo pensato di ridurre il percorso per la categoria femminile e di conseguenza abbiamo tenuto dalla FISI la possibilità di organizzare anche la gara per la categoria juniores, quindi avremo anche i ragazzi in gara per questa edizione. Un grande evento, un orgoglio per Macugnaga. Sì, sicuramente un evento che va, diciamo, a completare gli eventi sviluppati durante tutta la stagione invernale. Dopo l'ottimo successo della scorsa aprile 2016 con la primissima edizione, quest'anno si cercherà di fare ancora meglio sul risultato di quell'ottima organizzazione che si era sviluppata lo scorso inverno. Un ringraziamento sicuramente ai tanti volontari e Sci Club Valle Anzasca e Fans Club Damiano Lenzi, che dal nulla hanno creato una manifestazione eccezionale. Il 15 aprile si sta avvicinando, Damiano Lenzi sta ottenendo successi su successi, è una grande edizione per una corsa di sci alpinismo che ha dato grande dimostrazione di sé già l'anno scorso. Sono sicuro che quest'anno sarà una grandissima edizione. Alla presentazione che abbiamo fatto a Macugnaga a gennaio abbiamo annunciato la presentazione del Tour del Mont Chera e della Rosa Ski Ride assieme a un grandissimo campione quale Damiano Lenzi. Da lì è partita tutta una grandissima serie di successi e sono sicuro che con i successi di Damiano ha portato questa edizione qua della
prima edizione della Rosa Ski Ride a un qualcosa di veramente eccezionale. Si passa da un campionato italiano come l'anno scorso a una gara individuale quest'anno che ha una valenza particolare. Si corre una settimana prima del trofeo Mezzalama, quindi un ottimo allenamento, e questa gara sicuramente avrà il suo risalto che merita. È tutto, io mi fermo qui, gli aggiornamenti sul nostro sito tuttonotizie.info, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.